l'aspettiamo in Fratelli d'Italia, perché Fratelli d'Italia sono oramai temo che ti darò una delusione, Rizzetto. Cioè, beh, c'è sempre Italia. Oddio. Italia viva, Fratelli d'Italia. Cioè, oddio, non lo so. Il governo basta stare in Italia viva. Sulla delusione avrei dei dubbi. Comunque, rispetto a quanto, sì, ovviamente scherzo, rispetto a quanto detto, allora, quanto riferito dalla collega Paita è corretto, fa strano sentirlo dire da una persona che evidentemente, insomma, sostiene in modo forte questo governo, perché voglio dire, è quando si fanno certe cose. Oramai sono passati a marzo-aprile, sono passati 2 anni. Lo rinnovo, Fratelli d'Italia ha parlato dall'inizio di mascherine, ha parlato dall'inizio di tracciamento, ha parlato dall'inizio di tamponi, eravamo presi un po' quasi sotto gamba come fossimo degli sciamani. Oggi ci siamo. Il problema, perché dopo alla fine noi possiamo fare tutti i discorsi più altisonanti possibili ed immaginabili, il problema vero è che oggi un operaio che guadagna 1.100 euro al mese, 1.000 euro al mese, 1.200 euro al mese, a comprarsi una FFP2 tutti i giorni spende mediamente 50-60 euro al mese e non li va a spendere. Ma non li va a spendere perché non è responsabile, non li va a spendere perché è un problema di economia sotto questo punto di vista, delle sue tasche. Allora quello che noi avremmo dovuto fare sarebbe stato, anche considerato, voglio dire, l'alto livello di responsabilità dei nostri concittadini, perché non dimentichiamoci che il vaccino, non essendo obbligatorio, si affida esattamente sulla responsabilità delle persone che prendono e prenotano e vanno a vaccinarsi. Non capisco poi il discorso della Paita, della collega Paita, quando dice dobbiamo accorciare la terza dose. Ci siamo già, nel senso che le persone, voglio dire, possono fare la terza dose, se non ho capito male, a partire dal 5° mese della scadenza della seconda dose, e mi pare che la campagna vaccinale, quindi tanto di cappello alla responsabilità dei nostri concittadini, stia andando avanti. No, anche parimenti. Perché se dobbiamo aspettare di capire, come ha detto Rasi l'altro giorno, se sia mai c'è l'eventualità che Omicron buca il vaccino, esatto. Aspettiamo, seguiamo quello che ci dicono gli scienziati e poi eventualmente, forse, chissà, diciamolo subito, saremo chiamati anche a un altro vaccino che copre Omicron eventualmente. Però vede, dottoressa Tortora, se esce domani la notizia che Omicron buca il vaccino, le persone smettono di andare a vaccinarsi perché attenderanno la nuova versione del vaccino, che probabilmente arriverà non prima dei 90 giorni rispetto ad Omicron. Però detto questo, noi dovremmo fare una campagna sotto questo punto di vista rispetto alle mascherine, per cui tutti oggi dovrebbero avere o un prezzo calmierato o addirittura, mi spingo oltre, avere le mascherine FFP2 gratuite, o perlomeno per alcune fasce di popolazione, quelle che prendono i mezzi pubblici, quelli che non voglio dire, non hanno uno stipendio adeguato per potersele permettere tutti i giorni. Io sono d'accordo quando, voglio dire, lei citava prima voglio dire, le frasi, leggendo anch'io le ho viste, rispetto al fatto che oggi, se tutti indossassero un presidio sanitario sicuro come la mascherina FFP2, sarebbe una sorta di lockdown implicito, nel senso che sarebbe già un qualcosa di molto interessante. Però il tema delle mascherine, non sono d'accordo con Arditi quando dice non l'abbiamo comunicato bene. Io ricordo che nei principali mezzi di comunicazione a marzo-aprile di inizio pandemia si iniziava a dire che chi usava la mascherina chirurgica, anziché la mascherina chirurgica, proteggeva molto molto meno di una FFP2 o FFP3. È vero, però abbiamo smesso, diciamo, ce lo siamo detto nel momento della grande ansia collettiva. Bravo, esatto. Di primavera 2020. E poi, esatto, da questo punto di vista è passata l'idea che tutto sommato è meglio usare le altre perché si respira meglio, perché diciamoci la verità. Sì, è vero, però e chiudo. Dobbiamo dirci oggi chiaramente, e ve lo dice una persona che ha fatto la terza dose qualche giorno fa, tanto per essere chiari, e che ho vaccinato convintamente mio figlio, che insomma ha 17 anni, che oggi il solo vaccino, diciamolo ancora una volta, purtroppo non basta. Io sono andato a seguire qualche giorno fa una manifestazione sportiva, dopo 2 anni che non ci andavo,
Non ho visto tutta questa sicurezza, mi dispiace. Non ci sono, sì, è così. Non ci sono neanche... ci torniamo dopo la pubblicità. Però scusi, basterebbe mandare due persone. Completiamo il messaggio. Non basterà, perché magari non basterà, è ovvio, però serve. E c'è una differenza assoluta. Scusate, mi sono in ritardo, Tommasi, poi riprendo da lei. Volevo arrivare anche sulla manovra, perché... È stata una nottata intensa da quel punto di vista. Si direbbe una maratona.